short, my hair was long. Caught somewhere between a boy and man. She was 17 and she was far from in between. It was summertime in northern Michigan. Simple things in life like when and where. We didn't have no internet, but man, I never will forget the way the moonlight shined upon her head. And we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song, sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow, singing Sweet Home Alabama. Singing Sweet Home Alabama all summer long. Catching walleye from the dock, watching the waves roll off the rocks. She'll forever hold a spot inside my soul. We'd blister in the sun, we couldn't wait for night to come to hit that sand and play some rock and roll. While we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song, sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow, singing Sweet Home Alabama all summer long. Change. Oh, how we thought those days would never end. Sometimes I hear that song and I'll start to sing along and think, man, I'd love to see that girl again. Man, I'd like to see that girl again. Hey! And we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song. Dit is een boodschap van het wereldberoemde snoepjesconcern Candyman. Nieuw voor in de vergadering, salmiakvergaderballen. Iemand nog een salmiakbal voor de rondvraag? Natuurlijk zijn er ook PowerPoint thuiswerkende afdelingsballen. En als je geen ballen wilt, koop je gewoon de enige.
Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue, like him inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen to. I'm blue, dabba dee dabba die, dabba dee dabba die, dabba dee dabba die, dabba dee dabba die. Luca, famiglia, insomma, dura etavamo della partita Calafios contro De Lions. Cominciamo con Gianluca. Gianluca, bellissimo primo tempo, eroico, la squadra non sta andando a stessa in portiere, veramente un bel primo tempo, poi pian piano ovviamente, come era normale, non si è riuscita a mantenere i risultati. C'è stato un po' di stanchezza, è anche normale, non abbiamo giocato sulla prima classificata. Ha fatto una bella partita, non c'era il portiere. Abbiamo preso uno scassone dalla strada. Marano Vitale. Vitale Marano. Anche complimenti alla squadra avversaria. In finale Andro ha dovuto abbandonare anche per campo. Luca, vedi un po'. Ma secondo me Andro ha andato con pallone, ma adesso è stato un po' pallone. Che comunque, mezzo minuto. Questa prestazione fa ben sperare per il prossimo. Sì, veniamo per divertirci. Quello è l'importante. Speriamo di andare avanti, anche se siamo a 0-0. Un punto, ma a bandiera fino a... Va bene, grazie. Oh, me merda! Passiamo a Salvatore, un bruttissimo primo tempo. Cioè, una squadra primo posto non può fare quel primo tempo. Meglio la ripresa, anche perché comunque la squadra, secondo me, non ha giocato durante partita. No, per niente. Infatti siamo partiti veramente rallentati al massimo. Diciamo che questo freddo... Ti sei dato una spiegazione di questo fatto? Sì, secondo me principalmente un po' il freddo ci ha spezzato un po' le gambe all'inizio. Dopodiché ha cominciato Stefano un po' a carburare, anche se lui stasera un po' sottotono, come del resto anche tutta la squadra, anche se, come ho detto, il secondo tempo è andato meglio. Sono comunque tre punti che vi portano sempre più in alto e classifica. Sì, sempre sono più, quelli, sempre più vicini alla vittoria. Sono quelli che dobbiamo portare a casa. Stavo facendo come sempre. Grazie. Dov'è che...